Tutti e bentornati sul nostro canale, io sono Annalisa ed oggi insieme andremo a creare questo simpatico poncho per una bimba. È ideale sia per maschietti che per femminucce, ovviamente cambiando i colori il tutto cambierà di tono. Io ho applicato alla fine questi pompon decorativi, ma volendo potete anche non realizzarli, questi poi a vostra scelta. Basteranno semplicemente due gomitoli del nostro filato lana merinos baby. E il gioco è fatto, quindi ora prepariamo gli occorrenti ed iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Allora, oggi lavoreremo insieme questo piccolo poncho per una bimba e lo faremo con il nostro filato Merino Baby della casa Mondial. In questo caso ogni gomitolino è 50 grammi ed è lungo 120 metri. La casa ci consiglia di fare un uncinetto da 3 o da 4, io utilizzerò un uncinetto numero 4 per poter eseguire questa lavorazione. In pratica si parte dalla circonferenza della testa del bambino, poi si divide in due la lavorazione e si effettua gli aumenti solo al centro. Nel mio caso la circonferenza è circa di 46-47 centimetri e quindi io caricherò 70 catenelle e ora lo facciamo nel seguente modo. In questo caso non dobbiamo lavorare i punti particolari poiché il filato è già molto ricco di suo. Cappietto. Quindi una lavorazione che si adatta benissimo anche ad un adulto, basta calcolare la circonferenza della testa e caricare le catenelle. Ovviamente le catenelle dovranno essere poi pari, poiché andremo a dividere in due la lavorazione. Quindi ora lavoro le mie 70 catenelle e ci vediamo tra poco. Allora, io per campione ne ho caricati solo 40 di punti, giusto per farvi vedere come procede la lavorazione. Voi caricate tanti punti quanto in larga la circonferenza del bambino che dovrà, o dell'adulto che dovrà indossare il vostro poncho. Quindi, caricati 40 punti, vado nel primo punto di inizio lavoro, punto l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Vedete? Salgo su con una, 2-3 catenelle che rappresentano già la mia prima maglia di inizio lavoro più una perché qui nascerà già il primo archetto. Poi carico l'uncinetto e sempre nella stessa asolina carico una maglia alta. Quindi stiamo già creando la parte davanti, cioè questo qui, la punta. Ora dividete il lavoro a metà, quindi nei prossimi giri andrete a lavorare tante maglie alte, quindi nel 35° punto poi andrete a ripetere la lavorazione. Vedete, per ogni punto sottostante io lavoro una maglia alta. Allora, io sono alla metà della mia lavorazione, quindi in pratica dovrebbe essere il mio 35° punto, questo qui, lavoro la mia maglia alta come al solito, una catenella e al centro una maglia alta nella stessa asolina, così ho creato l'altra punta e ora continuo a lavorare tutti i punti normalmente così come si presentano fino alla fine. Vedete? Ora continuate e ci vediamo tra poco. Allora, arrivati qui, vedete, dobbiamo ricominciare il nostro giro. Nella terza catenella chiudiamo con il nostro
punto bassissimo, vedete? E questa volta saliamo sempre nello stesso punto con una maglia alta, così dai prossimi giri, magari qui inserite il marcapunto se volete avere il punto di riferimento. Maglia alta sulla maglia alta, al centro una maglia alta, poi una catenella, ancora al centro una maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta. Così il nostro lavoro inizierà a crescere e ora per ogni punto sottostante andremo a lavorare una maglia alta. In pratica solo al centro noi andremo a effettuare questi aumenti che faranno poi crescere a punta la nostra lavorazione. Poi il lavoro diventerà ripetitivo, nel senso che lavoreremo allo stesso modo fino alla fine, fino a quando non avremo raggiunto la lunghezza del nostro poncetto. Allora, vedete, sono arrivata all'altro archetto, ho lavorato il punto come si presenta, ora vado qui, vedete dove ci sono le catenelle della lavorazione e vado a lavorare nella catenella una maglia alta, al centro una maglia alta, una catenella, subito ancora una maglia alta e poi sulla maglia alta una maglia alta. Vedete? In pratica il gruppetto qui diventa di 4. Vedete subito nel punto della maglia alta, subito dopo io lavoro una maglia alta. Se andate più comode potete lavorarle direttamente nell'archetto, una maglia alta, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una maglia alta e poi continuate. E ora faremo questo fino alla fine. Ritorniamo così al punto iniziale della lavorazione. E la lavorazione poi si ripete, così vi crescerà poi la punta. Eccoci qua. Allora, abbiamo le maglie alte, vedete, le due maglie alte e l'archetto. Quindi maglia alta, lavoro maglia alta, su maglia alta, lavoro maglia alta. Siamo nella parte centrale, punto l'uncinetto qui. Non so se riuscite a vedere, allora maglia alta, sono all'inizio del lavoro ora, punto l'uncinetto qui nella catenella subito e lavoro la mia maglia alta, al centro lavoro un'altra maglia alta, una catenella e ancora al centro una maglia alta, prendo il punto sulla maglia alta e continuo. E ora la lavorazione la ripetiamo così per tutti i giri. Pianino vi cresce poi la parte davanti e di dietro della vostra lavorazione. Vi crescerà la punta. Poi avete visto, non avendo uno sfumato così particolare, stramorbidissimo, anche perché la lana Merinos è veramente l'ideale per questi tipi di progetti, soprattutto quando si tratta di bambini. Ora lavoriamo l'ultima volta la punta e poi ci vediamo al lavoro avanzato.
Parte centrale, vedete, punto l'uncinetto qui e lavoro una, ancora al centro lavoro una, poi una catenella, al centro una maglia alta e sulla maglia alta qua lavoro una maglia alta e continuo ora la lavorazione per tutto il giro. E ora sarà sempre così la nostra lavorazione, ogni volta che incontrerete il punto centrale, lavorerete le maglie come abbiamo appena fatto e vi crescerà così la vostra puntina, vedete? Ora continuate la lavorazione e ci vediamo quando il progetto è un po' più avanzato. Allora, vedete come si presenta la lavorazione? Io ho lavorato 15 giri e ho una lunghezza in questo momento di 22 centimetri, per me è sufficiente, quindi ora mi fermo. Andrò a chiudere la lavorazione nel seguente modo. Lavoro, poiché io qui sono all'inizio della mia lavorazione, lavoro il penultimo punto a mezza maglia alta e l'ultimo punto a maglia bassissima. Così la maglia non scende troppo e non è brutto poi da vedere. Ora tagliamo il filo e così abbiamo concluso la prima parte del nostro lavoro. E poi dopo andremo a nascondere la nostra codina. Ora, per decorare il nostro poncho, io non andrò altro che a fare una catenella e poi applicherò sotto dei pompon. E lo faremo nel seguente modo: è una decorazione che andrò ad applicare. Volendo, voi potete anche non inserirla e se vi dà fastidio, volevo farvi vedere la larghezza massima del poncio: è 43 centimetri, quindi lato lato 43 centimetri, è abbastanza larghetto. Vi ricordo che l'ampiezza è data dalla circonferenza della testolina del bambino. Ricordatevi sempre di farla in modo che riesca a passare. Allora, ora prepariamo la decorazione. Allora, per creare il pompon io mi aiuterò con il set da pompon della Casa Prim che troverete sul nostro sito. Ci sono diverse misure, potete scegliere poi la pallina del pompon di quanti centimetri volete realizzarla. È molto comodo, così da non avete diciamo da dover tagliuzzare troppo dopo o pensare la misura da realizzare. Io mi trovo benissimo e quindi utilizzo direttamente questo piccolo aggeggino ormai da tempo. Ora vi faccio vedere come funziona. Allora, come avete potuto vedere, è composto da quattro parti il nostro kit per pompon. Uno ha la solina per poter accedere e l'altro invece ha la linguetta, perché dopo poi le parti vanno unite. Bisognerà semplicemente vedete, sovrapporre le due parti, una che guarda la parte linguetta verso di qua e l'altra verso l'esterna, e andate a caricare la prima parte di filato che vi occorre sul vostro pompon. Poi vengono alimentate in modo divise tutte e due, andrete a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Vedete? E caricate tanti giri quanto spesso volete il vostro pompon. Al termine del caricamento di questo, tagliate il filo e fate la stessa cosa anche con quest'altro. Allora, vedete, ho ricoperto la prima parte, taglio, e ora vado a fare la stessa cosa con la seconda parte. Vedete, questo spessorino dopo vi aiuterà a tagliare il filo dal centro e far passare poi la codina che vi permetterà di unire le due parti del vostro pompon. Vedete? Perché dopo questi andranno così semplicemente ad unirsi insieme. Ok, continuate, ci vediamo dopo. Allora, ho realizzato entrambe le parti, ora cosa faccio? Le vado ad unire semplicemente, come abbiamo detto prima, incastro, vedete, la linguetta nella fessurina, sopra e sotto, 1 e 2 e chiudo. Non so se si riesce a vedere le due parti che combaciano con la parte interna. 1 e 2.
Allineiamo in modo che chiudiamo bene bene il nostro cerchietto, vedete? Ok, fatto ciò, ora con una forbicina andremo semplicemente a tagliare qui. Vedete, nel mezzo abbiamo lo spazio per poter tagliare e ora taglieremo insieme. Ci inseriamo nel centro, vedete? E tagliamo. E faremo ora questo per tutto il perimetro, per tutto il cerchio, scusatemi. Quindi ora un pochino di filo lo facciamo passare qui nel centro, vedete, della nostra lavorazione. Andiamo a stringere bene bene. Diamo anche un nodino. Così facendo abbiamo chiuso nostro piccolo pompon. Tiriamo le parti e la pallina si è formata, vedete? Taglierete poi questi filini che magari sono in eccesso e via. È un modo molto molto semplice per realizzare, ecco, delle palline carinissime come decorazioni. Potete realizzare pompon sul cappellino, insomma per qualsiasi tipo di decorazione. Poi dopo lo andate un po' ad aggiustare, ecco, ad allineare laddove ci sono dei filini un po' più lunghi, un po' più corti. Ora, detto ciò, io andrò a realizzare anche una catenella prima di fissare il pompon di bordura alla nostra lavorazione, così dopo il pompon lo fisserò alla catenella direttamente. Quindi, sempre con il mio uncinetto, vado a lavorare tante catenelle quanto mi occorrono per poterle far passare all'interno del collo. Quindi, lavorate le vostre catenelle, ci vediamo tra poco. Allora, io prima di chiudere la catenella inizio ad infilarla, così se risulta troppo lunga o troppo corta posso ancora lavorare qualche punto. Questo è un consiglio che vi do, altrimenti tagliate il filo e poi dopo vi ritrovate alla fine magari con una catenella troppo corta e poco filato da poter poi lavorare se avete poca lana a disposizione. Allora, vedete come faccio? Passo tra una e un'altra delle maglie e faccio passare la catenella. Questo può essere usato anche come sistema per stringere il collo se avete realizzato un collo troppo largo. Quindi ora continuate e ci vediamo al termine dell'inserimento. Allora, io ho inserito tutto, io ho lavorato alla fine 110 catenelle. Taglio il filino. Opla, vedete? E ora la catenella è tutta inserita, ok? 110 ne ho lavorate. E ora cosa andremo a fare? Andremo poi ad applicare il pompon, al nostro laccetto. Ovviamente, se lo volete utilizzare come laccetto che stringe, vedete, verso il collo, farete due pompon, altrimenti se ne volete fare uno, ne applicherete uno solo alla codina. Ora andiamo ad applicare il pompon. Allora, per fissare il pompon, semplicemente faccio passare, vedete, la codina dove ho il laccetto d'inizio del pompon, diciamo della chiusura del pompon, e cerco di fare un nodo tirandomi
una parte della catenella quanto più dentro al pompon possibile, in modo che, vedete, si è imbifatto tutt'uno. Poi dopo il pompon riprenderà la sua forma normalmente. Lo riaggiustate e tagliate le codine. Ecco qui. E avete fissato così il pompon. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Ci prendiamo la parte centrale, vedete, della lavorazione. Mi aiuto con l'uncinetto, vado qui, prendo il filino, lo faccio passare e come prima do un nodino. Uno e due. La particolarità del filato sfumato, avete visto, viene una pallina di un colore, un'altra di un altro, e rende tutto ancora più carino. Tagliate anche qui. E via, e le palline sono fatte. Ora il progetto è ultimato. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dimostrato. I filati e l'aggeggino per fare i pompon lo troverete sempre sul nostro sito www.indiehandmade.it. E spero che questo progetto vi sia utile per realizzare tanti bei capi caldi alle vostre bimbe. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione. A presto per il prossimo progetto creativo.